Yeah. Dalle alegría es cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, es cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene una vez que se llama de apellido Vitorino, que la jura de bandera de muchacho. Anche la regina Elisabetta ha chiesto, insomma, è stata la nostra ballerina qualche anno fa. La nostra ballerina, voi siete gli imperatori delle piazze. Siamo, grazie. Grazie per il complimento. Piazze, ma non solo piazze, palasport, comunque dove c'è da far festa, i Los Locos ci arriviamo. Sono sempre. Esatto, Paolo e Roberto. No, Roberto. Roberto e Paolo. Ok. Paolo. Aspetta, facciamo così. Ok, allora. Roberto. No, Roberto, Roberto e Paolo. Paolo, esatto. Eccoci. Ma voi come vi siete conosciuti? Ma noi ci conosciamo dai tempi della scuola. C'era ancora la Montessori, mi ricordo all'epoca. E quindi voi in classe improvvisavate balletti? No, avevamo un gruppo da cantina, sei classici gruppi da cantina. Okay. Anzi, noi eravamo già, puntavamo già in alto. Perché noi ci trovavamo in mansarda, per cui eravamo già Miravamo in alto. Ma la Macarena, quanti milioni di... Dunque, Macarena è intanto del 1993, per cui sono 27 anni quest'anno, e beh, milioni di dischi venduti, milioni di visualizzazioni su YouTube, chi più ne ha più ne ha. Ma qual è? Più l'hanno ballata tutti, la ballata, tu la sai ballare, perché io t'ho visto prima che guardavi, dovresti, te la ricordo. Sì, però sbaglio. Proviamo un attimo. Sì, com'è? Dalle a tu cuerpo alegría Macarena, che tu cuerpo è para darle alegría es cosa buena. Dalle a tu cuerpo alegría Macarena. E chi è che l'ha ballato? L'ha ballata anche Bill Clinton. Bill Clinton.
Sì, Gorbaciov. Gorbaciov, l'abbiamo fatta ballare a Gorbaciov. L'ha ballata persino voi Rosy Bindi, l'ha ballata. Ma veramente? Veramente, c'è su YouTube un documento. L'ex presidente della Rosy Bindi, uno non si aspetterebbe quindi voi mai. Avete conosciuto Gorbaciov? Eravamo al teatro del Cremlino, in prima fila proprio c'era il signor Gorbaciov in quel periodo che aveva lui si è aveva alzato accennato, e ha... no, accennato qualche movimento, però era lì seduto lì davanti. Seduto. Abbiamo avuto la nostra fortuna, è stata quella di girare il mondo. Pensa, l'abbiamo proprio constatato qualche giorno fa, abbiamo fatto 30 paesi in tutto il mondo con le nostre canzoni, quindi una bella soddisfazione. Sì, dai. Loro fanno una tournée, ripeto, in tutti, soprattutto paesi anche dell'America, del Sud America. Sud America, però sì. Io sono incuriosito, come gli amici a casa, quando proprio vi è venuta l'idea, cioè a scuola eravate compagni di banco? No, 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 eravamo a... come tutte le idee serie è nata un po' per scherzo, perché a quel tempo in discoteca c'erano poche canzoni di questo genere, noi abbiamo avuto quell'intuizione di provare a fare inserirci in quel settore lì facendo il primo pezzo, rifacendo praticamente il Porom Pompero, quello proprio classico, l'abbiamo rifatto in stile dance. Flamenco, stile dance, ed è stato un successo che ci ha spinto poi a insistere su questo genere. Si può dire su questo che voi siete il gruppo più famoso? Della musica latina in Italia, boh, lo dici tu. Lo dici no. tu. Vabbè, non possiamo dirlo. Sicuramente siamo stati i primi, questo sì. E poi, vabbè, diciamo che abbiamo poca concorrenza su quello che facciamo. Ecco, ma voi venite più osannati all'estero, perché se adesso in Italia c'è la musica, i rapper, tutte queste cose. Cioè, voi all'estero comunque fate dei... Noi facciamo delle belle tournée, abbiamo girato stadio. Veramente tutto il mondo, per cui sì, abbiamo soddisfazioni sia in patria che fuori. Magari in Italia molti conoscono le canzoni, ma non sanno che le abbiamo fatte noi. Per esempio, molti credono che noi siamo non italiani, che siamo stranieri. E invece noi, vabbè, c'è una componente latina. Io sono latina. Mezzo e mezzo. Mia mamma è venezuelana e mio padre sì, italiano. È vero. Quindi c'è una componente genetica anche, diciamo. Paolo. Roberto e Paolo, sì, Paolo sempre. Vabbè, dai. Tu ricordi gli occhiali, Roberto? Dopo. Ciao, dopo. Ma, Serena. Dimmi. Sai, quei tempi belli della TV. Adesso dove sta andando la TV? Adesso si cerca sempre lo scandalo. Qualcosa... È il trash più che lo scandalo. E più è trash, più... Più fa ascolto. Va de moda. Ma, allora, intanto la TV è vista in genere da una fascia di età molto alta, che sono poi gli stessi che guardano e che leggono i giornali cartacei. E i giovani non guardano più la TV. E no. Sì, guardano forse le serie di Netflix. Ah, sì. Ma c'è mai stato un momento in cui tu hai detto, hai pensato, perché insomma Serena Grandi è una grandissima attrice, ha lavorato con Alberto Sordi, hai fatto anche La Grande Bellezza, La Grande Bellezza, eccola qua, hai vinto l'Oscar. Non io, vabbè, insomma, ho fatto sì che si potesse vincere un Oscar, insomma, cioè, diciamo nel trailer c'ero io quando l'hanno fatto vedere a Los Angeles, mi è preso un colpo. Perché hanno aperto questo film. Ma quando lui ti ha chiamato, che cosa hai pensato? Ho pensato che io... Paolo Sorrentino. Ho pensato che ci teneva moltissimo, perché io avevo fatto due film prima con Pupi Avati e lui disse: per me tu sei l'icona di Pupi, io vorrei lavorare con te. Ho detto: dammi un ruolo, dimmi. E mi ha scritto questo ruolo molto bello, che però poi ha tagliato, come ha tagliato altri molti ruoli, perché erano 4 ore e mezza di filmato. Devo dire, poi dopo io sono partita per la Romagna perché credevo in una mia tranquillità, serenità, al mare, dove ero cresciuta, e invece poi mi hanno chiamato da Los Angeles che era in lista per l'Oscar. Quindi mi si è ribaltata un po' tutta la vita e sì, ce ne vorrebbe un altro, ma vero? Cioè Paolo ha preso veramente l'Oscar. Sì, però voglio noi dire... Noi abbiamo contribuito certo. A lui, che è un grandissimo... Poi tu hai lavorato con un altro premio Oscar, uno dei primi film, Roberto Benigni. Sì. Tu mi turbi. Sì. Quindi tu porti fortuna. Perché io porto fortuna agli altri. Già due Oscar. A me no. Due Oscar. Sì. Tu mi turbi, è stata anche quella l'esperienza. Era l'inizio di Roberto Benigni. Sì, ha voluto che facessi l'angelo vicino a lui.
ed era buffissimo. Poi hai lavorato con un altro grandissimo artista che è Alberto Sordi. Non ha vinto l'Oscar, però la storia del cinema... Abbiamo fatto Il nome del popolo... No, ha vinto l'Oscar con Fellini. No, sì. Abbiamo fatto Il nome del popolo sovrano con la regia Di Magni. Ed è stata un'esperienza bellissima. Ma mi sentono, perché sento la voce molto... Certo. E un'esperienza meravigliosa. Amava mangiare il tartufo, mi portava in tutti i ristoranti. Io avevo un bel bambino che era molto piccolo, quindi l'avevo sempre con me, lo stavo allattando. E parliamo dei film. E quindi ho avuto un'esperienza con lui molto bella, perché lui era una persona fantastica. Era una persona fantastica. Mi faceva un po' di corte, Sì. Una corte velata, avevo un bambino di 6 mesi. Da grande. Senti, poi amava il tartufo. Tu hai lavorato anche con Verdone. Il primo film. Con Verdone. Sì, e poi La grande bellezza. Ah. E anche Verdone un altro grande. Sì. Com'è cambiata oggi l'Italia? Dai tempi di Bartali, adesso vado un attimo. Com'è cambiata l'Italia? L'Italia anche di quegli anni dove si poteva in qualche modo costruire qualcosa di importante. La televisione creava anche momenti familiari, di grande afflato umano. Ma sì, ma anche adesso non è male. La TV generalista si sta dando da fare con delle fiction molto molto belle. E sì, certo, è cambiata, la televisione è cambiata, Mediaset va su quel tipo di target. Perché fa ascolto. Esatto, proprio sabato sentivo Pier Francesco Favino che hanno fatto vedere molte cose appunto di Bartali. Ed ha fatto un'interpretazione meravigliosa. Savino è un fan di... Il nonno è un fan. Sì, ha parlato della preparazione, ha parlato che ha fatto molti chilometri in bicicletta. E quando ho visto lei ne hanno parlato proprio perché hanno fatto vedere molto. Nonostante lui abbia fatto Amamet su Bettino, pensavo parlassero quasi più di Bettino, invece hanno parlato più di Bartali. Di Bartali. Ecco, poi tu hai lavorato anche col grande Pupi Avati. Sì, ho fatto 2 film, sì. Ecco, io adesso ho raccontato, naturalmente in sintesi, la storia di Serena Grandi. Però Serena Grandi viene sempre, grande regista, viene sempre identificata con Tinto Brass. Ecco, anche noi italiani... E Rimini Rimini. Il GF. Per un attimo, stacchiamo il GF. Ho fatto film in America, in Francia. Ho fatto un film in America che si chiamava Donna d'Onore, poi ho fatto un film in Francia che era un film che ha avuto un grande successo, Le avventure di un giovane Don Giovanni, con tutta una serie di attori francesi, però quando poi mi fermano mi dicono Tinto Brass, Rimini Miranda, Rimini. I ragazzi, vedi, quella è entrata al GF. Ragazzi, io ne ho fatti 80 di film, il GF, grazie a Dio, 2 settimane. Certo. Sono andata, sono giusto il tempo di litigare con Corina, ecco. Adesso ci fermiamo un attimo per i nostri amici inserzionisti, a fra poco. Io amo Eco. Io agisco Eco, confezioni riciclabili da plastica riciclata. Io lavo Eco. Io voglio Winnis, con materie prime di origine vegetale. Winnis è, ecco, unico, efficace. Lava, pulisce e non costa di più. Io scelgo Winnis, l'originale. Perché il futuro è solo eco, per la nostra salute, per i nostri figli. Grazie Winnis, per un mondo più pulito. Chiedilo al tuo supermercato di fiducia e nei punti vendita Italy. Oppure direttamente a casa tua telefonando al numero 0543 440936.
Federdent, centro dentale a Barbiano, si prende cura della salute della tua bocca con servizi odontoiatrici completi. Ortodonzia, chirurgia dentale, protesi, impianti ossei, otturazioni, detartarasi, panoramica delle arcate dentarie, sedazione cosciente per ovviare paure e ansie, implantologia avanzata con attrezzature e materiali di ultima generazione. Due ambulatori e uno staff di 3 medici specialisti preparato e professionale. Per la salute dei tuoi denti, affidati a Federdent, centro dentale Barbiano. Aperti anche al sabato. Contattateci per preventivi gratuiti. Per un sorriso senza paragoni. Ritorniamo, e qui c'è la storia dell'Italia, la storia del grande cinema, la storia della grande TV, ma la storia anche del ciclismo, dello sport, ma non solo. Perché Gioia Bartali è la nipote del grande Bartali, e insomma, il nonno ha salvato migliaia di vite umane, soprattutto persone che erano condannate diciamo, ai campi di sterminio. Ma non solo. Bartali, adesso io questo non so se è una leggenda, una verità, ma tu dovresti saperlo, Gioia, a un certo punto, dopo la guerra, il Papa chiamò tuo nonno per chiedergli di fondare in qualche modo un partito cattolico. Lui era credente, praticante. Allora, diciamo che c'era già la Democrazia Cristiana, quindi sicuramente mio nonno era conosciuto per la sua grande fede, quindi non è un segreto che insomma la Chiesa in generale, ma anche il Papa, chiesero in qualche modo un supporto. Però mio nonno disse che dire no al Papa era come dire no a Dio. Però in quel caso lo ha fatto per un semplice motivo, cioè non si è voluto schierare nella politica perché sapeva che schierandosi da un lato piuttosto che dall'altro avrebbe in qualche modo tradito i suoi tifosi, perché comunque i suoi tifosi non avevano partito, quindi, ed è una cosa secondo me anche giusta per quello che riguarda la personalità del nonno, che non è stato mai di parte, ecco, in sostanza è stato sempre lui e ha sempre comunque detto quello che pensava e soprattutto ha fatto quello in cui credeva con grande determinazione. Quante vite ha salvato di ebrei? Beh, allora, nei suoi viaggi silenziosi tra il settembre del 43 fino ai primi mesi del 44, circa 800 ebrei. 800, pensate. Però il riconoscimento di giusto tra le nazioni è arrivato, diciamo, non proprio grazie alla salvezza di queste 800 persone. Ricordiamo che lui comunque nascondeva i documenti dentro la sua bicicletta e il suo ruolo era effettivamente solamente quello di postino. Quindi chi riceveva questi documenti in sostanza non sapeva che era Gino Bartali che li avesse in qualche modo trasportati. Diciamo, il riconoscimento di giusto tra le nazioni è avvenuto grazie invece alla salvezza di un solo ebreo, l'unico che poi in realtà serviva in vita per la testimonianza, così insomma chiede questo, ed era proprio Giorgio Goldenberg, che ormai era diventato insomma anziano, ma è venuta fuori questa storia straordinaria che nessuno sapeva, pensate, neanche mia nonna, non lo sapeva nessuno in famiglia, che durante la guerra mio nonno avesse nascosto un'intera famiglia di ebrei in una cantina vicino casa sua, e a quel tempo nascondere una famiglia di ebrei significava la morte, quindi lui ha rischiato non solo la propria vita ovviamente, ma anche quella di mia nonna e di mio papà Andrea, che a quel tempo aveva poco più di un anno. Il nostro paese è un paese democratico, dove è uno stato di diritto, è un paese repubblicano, dove ci sono delle regole, dove ci sono naturalmente, dove il popolo è sovrano, lo si deve anche a figure come Gino Bartali. Oh, noi ci siamo visti 11 anni fa, poi rivedo Miss Italia, come posso? No, vabbè, insomma, hai partecipato, beh, insomma, no, dopo 11 anni, sembrava insomma ci fossimo visti l'altro giorno, sposata, tutta la tua vita è completamente, con un grande produttore, tra l'altro, cinematografico, e con una grande band, signori, Patrizia Deitos. Grazie. So that I can, hallelujah.
happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, heaven, high, high, heaven. And my heart be so that how can I lose be? And I seem to find the happiness I see. To climb a mountain and to reach the highest peak, but it don't thrill me up as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it up as much as dancing cheek to cheek. Oh, my mountains with me, how warm my arms about you, charms about you, carry me through heaven. Oh, how I need heaven, how my heart be so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to da bere, vieni qui, tu per me, te lo dico sottovoce, amo te, come non ho fatto in fondo con
resta qui un secondo e se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno, amo te, quello che non chiede mai, non se la prende se poi non l'ascolto. E quando sento il tuo piacere che si muove lento, ho un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole. Vedere mai, ora lo so. Grazie. Perché tu sei un artista veramente unica, è un artista fantastica, questo è l'ultimo lavoro, sì. Romantica. È il mio ultimo lavoro che ho fatto, è uscito da poco il 31 di gennaio, praticamente questo è un, sarei io, sì. Sono io non so dipingere, però ho iniziato a dipingere le maglie perché ho avuto un periodo un po' brutto, ho avuto 2 anni di fermo per una malattia abbastanza grave, quindi questa cosa qua me la sono inventata in quel periodo prima che uscisse il mio album. Ecco, adesso intanto la malattia è superata. Assolutamente sì. Ok, la malattia è superata. Allora, senti Pia, tu sei un'artista incredibile, fantastica. Ricordiamo agli amici a casa che questo brano, portato al successo da Vasco Rossi, sì, è un brano... È un mio brano che avevo scritto prima di darlo a lui, almeno 10 anni prima, lo cantava ai miei concerti e ho deciso... Io ho lavorato con lui dal 93 al 2009... ho fatto tante cose, lui ho prodotto 2 dischi miei, io sono stata l'unica donna che ha scritto per lui e ho ripreso la mia canzone perché me la sono sempre cantata, cioè, non mi sono fatta tanti la problemi. La canzone sua, lei è una cantautrice, giustamente dice la canzone è mia, però lui te l'ha richiesta. In che senso? Ah, no, lui mi chiese una canzone, io... Vasco Rossi, Ero in studio e dopo che avevo dato buon compleanno ai Rene Grandi, che mi chiese una canzone per le scale, io ho detto ce n'ho una, si chiama E. E questa è andata, la storia è questa. Ecco, tu dici io sono una cantautrice, però poi hai regalato, insomma, hai donato parte della tua anima non solo a Vasco Rossi, anche a Rene Grandi e ad altri artisti. Infatti, bravo. Diciamo che loro hanno interpretato. Io l'ho sempre riprese le mie canzoni perché credo che chi le faccia c'ha un'anima in più, c'ha un pezzettino in più. E quindi poi io sono un indipendente, sono una libera, non mi piace essere vincolata da cose. Quindi no. Questa cosa infatti è autoprodotta in tutti i sensi. È stata registrata metà a Shanghai, metà a Bologna. 2 produttori importanti, Luca Bignardi e Frank Nemola, che è un musicista di Vasco, produttore mio da sempre. E io sono una rocchettara, basta, non ho mica tante cose da dire. Va ascoltato, si compra sul mio sito in merchandising, sia il vinile che il CD. Pia Tucitto, veramente un'icona, grazie.
Oh, ma la storia della borraccia, guarda, tutti i giornalisti, tutte le televisioni, quando si parla di Bartali e Coppi, la borraccia. Tu sai qualcosa della borraccia? Tuo nonno ti ha raccontato il grande giro? Allora, la storia della borraccia praticamente mi ricorda la mia infanzia. Io dall'elementare, quando andavo in classe, che le maestre mi chiedevano la borraccia. Ma chi l'ha passata sta borraccia? Quindi sono cresciuta con questa storia della borraccia. La verità è che mio nonno sapeva esattamente come erano andate le cose, questa cosa la sappiamo, però vogliamo che continui a rimanere una cosa, insomma. Mio nonno diceva sempre, a chi glielo chiedeva, sei per Coppi o per Bartali? Se gli rispondeva che era per Coppi, gli diceva me l'ha passata lui, altrimenti se era ovviamente tifoso suo, diceva gliel'ho passata io. Io mi sono fatto un'idea della borraccia. Adesso non, vabbè, dopo eventualmente dopo ne parliamo. Tra l'altro, prima abbiamo parlato anche di questa sua grande umanità, e anche i campi di sterminio sono purtroppo esistiti. Quelli che dicono il contrario sono dei pazzi. I campi di sterminio sono esistiti e sono morti milioni e milioni di persone. Il suo nonno ne ha salvati 800. La frase tutto è sbagliato. Tutto è sbagliato, è tutto da rifare. Lui scrisse anche un libro. Ma in realtà questa era una cosa che lui diceva che era più per se stessa, insomma, non era perché voleva in qualche modo criticare. Ma in un'Italia e in un momento probabilmente particolarmente difficile, e soprattutto ai giorni oggi, secondo me è una frase assolutamente attuale. Ecco. Certo, tu pensa che prima hanno deciso di tagliare i parlamentari, poi adesso un referendum, molto probabilmente vogliono riportare, cioè un pasticcio. Sì, esatto. Gioia, ma c'è stato qualcosa, un valore che lui ti ha trasmesso? Quando il nonno ti chiamava, e lui era Gino Bartali, insomma, ragazzi, uno degli uomini più famosi in tutto il mondo, c'era una frase, un qualcosa, un valore che lui ti ha trasmesso che non puoi dimenticare e non dimenticherai mai? Ma allora, sì, certo, ci sono tanti bei momenti, soprattutto nella nostra famiglia, di intimità familiare, che mi legano a lui, a mio papà. Però in particolar modo, forse, ecco, l'esempio è questo, lui mi ha lasciato questa grande eredità, cioè un'eredità veramente di grande esempio, e indubbiamente la qualità migliore, se proprio dovessi dire, la sua qualità migliore era l'umiltà. Mio nonno è stato veramente una persona molto umile. È vero. È stato, un ciclista famoso, ma non ha mai ostentato niente, soprattutto né i soldi né niente. È rimasto sempre lui, quindi quel ragazzo, diciamo, semplice, che veniva da una famiglia che sicuramente gli aveva trasmesso dei grandi valori. Diceva sempre che quello che a lui importava era lasciare un grande esempio per la sua famiglia, quindi per i figli e per i nostri nipoti. Certo. E quindi oggi sicuramente parlare di lui mi conferma che non solo può essere un grande esempio per me, ma soprattutto anche per le persone che lo conoscono e che ancora lo amano. Grandissimi artisti hanno dedicato pezzi memorabili al nonno. E adesso ci fermiamo a pochi secondi per la pubblicità, fra poco. Club Family Hotel, la catena di alberghi family più premiata in Italia, ti attende per regalarti una vacanza all inclusive da sogno. 10 alberghi situati nelle località più chic della Riviera Romagnola, Riccione, Milano Marittima, Cervia e Cesenatico. Una vacanza indimenticabile con il nostro super all inclusive, con open bar H24 che prevede tantissimi servizi e coccole per tutta la famiglia. Animazione 7 giorni su 7. Scegli Club Family Hotel per le tue vacanze in famiglia e regala ai tuoi bambini una vera estate da ricordare. Lasciati trasportare dalle sensazioni che ti regalano le bevande Oriente Espresso. Ricette antiche da paesi orientali, facili da preparare per il consumatore attento e consapevole dei benefici delle spezie. Da VFR Distribuzione, Oriente Espresso, il tuo rito quotidiano per casa e per professionisti del settore. In Italia la meraviglia è ovunque, nelle nostre città storiche, nell'arte, nella cultura, nella musica e nei nostri campi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. La strada del culatello,
Dal 2000, punto di riferimento del turismo enogastronomico della Bassa Permense. Terra del buon vivere e della buona cucina, di cui il culatello di Zibello è l'ambasciatore. Visita anche tu le terre di Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi. Sarai accolto da un territorio unico, dolcemente adagiato lungo la riva del Po. Custode di saperi antichi e sapori unici. Ecco, noi anche per omaggiare Serena Grandi abbiamo pensato questa sera di chiamare un grandissimo Maurizio Garuti con Il segreto della cavallina storna, quindi un'altra verità sull'omicidio Pascoli. Prima mi dicevi, non è un saggio, ma è un romanzo. Sì, è un romanzo che parte da una confessione, dalla confessione di un segreto che è stato trasmesso all'interno di una famiglia romagnola. Quindi è verità. E no? Quindi è verità, ecco, è una verità che si differenzia da ciò che abbiamo sempre saputo, da ciò che abbiamo imparato a scuola su questo celebre delitto, forse il delitto più celebre della letteratura italiana, che è rimasto insoluto da 150 anni. Pascoli rimase colpito, beh, immagino, vedere morire il proprio padre, però questa cosa, lui era molto legato anche lui alla famiglia, alle sorelle, però Pascoli questa cosa gli cambiò la vita. È il trauma che determina una svolta decisiva nella sua vita ed anche una fonte importantissima per la sua poesia. Ma quindi allora lui, il papà, era un fattore? Il papà era l'amministratore del principe Alessandro Torlonia. Il papà era un personaggio molto importante, ecco, nella zona. Un personaggio stimato, ma anche temuto e anche odiato da tanta altra gente. Ma chi l'ha ucciso? Chi l'ha ucciso? La verità che io ho scoperto è un'altra verità. E il delitto nasce all'interno di un conflitto con una famiglia contadina, per una ragione inerente alla funzione che spesso avevano i fattori, i quali esercitavano a volte anche dei soprusi sui contadini. C'è una vendetta privata che si abbatte su Ruggero Pascoli, il padre di Giovanni, la notte e nel pomeriggio del 10 agosto 1867 lo uccide, mentre tornava con la celebre cavallina storna da Cesena. E la famiglia si sa quindi il nome? Lo possiamo dire? Si sa. La mia fonte, la persona che ha parlato con me, che mi ha rivelato per la prima volta questo segreto di famiglia, si chiama Bruno Gobbi, è una persona... Possiamo dirlo quindi? Certo che sì. Possiamo dirlo. Fra l'altro è una persona anche conosciuta. E questo signore l'ha saputo quindi tramandato da... L'ha imparato... ascoltando i discorsi degli adulti nella stalla, perché era una verità che non si poteva raccontare, è una verità che lui ha scoperto alla fine degli anni 50, quando i fattori e il fattore da cui dipendeva quella famiglia, la sua famiglia, era ancora potente, quindi ecco, questa verità doveva essere tenuta nascosta. Lui bambino ha ascoltato questi discorsi dai grandi, ha fatto un'indagine e ha scoperto... Quindi ci sono proprio le prove? Non c'è la pistola fumante. Ok, perché dopo tanti anni... Però è una verità, a mio avviso, verosimile, non meno, ecco, sicuramente di quelle che circolano. Quindi diciamo che è la famiglia Gobbi. Questa persona, che è la mia fonte, è una persona che ha anche una sua rispettabilità pubblica, è stato sindaco di Gambettola, è un professionista noto nella zona. Quindi non è la sua famiglia? No. È la sua famiglia. Ah, è la sua famiglia. È, è il suo trisnonno, ecco, l'autore del delitto. Cioè, quindi c'erano... il papà di Pascoli aveva trattato male... Una persona, adesso io non voglio svelare, no, la ragione specifica di questo libro che si legge come un giallo, anche se è imperniato su una storia che io ritengo vera o quantomeno verosimile. Questo dopo lo regalerai a Serena. Certo, io sono molto attratta da questo tipo di cose. Infatti, quando è stato scritto questo libro? Ora?
Il mio libro è uscito nell'aprile del 19, quindi pochi mesi fa. E questa persona che ha parlato con me, che adesso è una persona che è tra i 65 e i 70 anni, ha ascoltato questa storia, questi brandelli di saranno storia, veri. Quando lui era bambino, quando aveva 11 anni. Guarda allora caso, non c'erano i RIS, le prove di parafina e la pistola fumante. La stessa età lui aveva da bambino, che aveva Giovanni Pascoli, quando fu reso orfano da questi sicari che... Oh, tu Maurizio sei anche autore teatrale, hai fatto anche dei testi per Vito, per Ivano Marescotti. Se farai qualcosa a livello teatrale, ricordati di... Assolutamente. No, perché lei ama Pascoli. Oh, uno dei miei progetti è proprio lavorare con Ivano Marescotti. Vedi? Io scrissi un libro 8 anni fa che si chiama L'amante del federale. Marescotti era perfetto per fare questo federale ben in casa, e non sai quanto l'ho cercato, quanto... Io ho il numero, dopo te lo do. Ah sì, sì, assolutamente. Okay. Ho fatto tante presentazioni. Allora presenta Serena Marescotti. Digli che l'attendo sempre. Per fare il nostro amante del federale. La storia di Marescotti è una storia incredibile. Lui faceva il disegnatore tecnico in un comune. A Ravenna, comune di Ravenna. Poi a un certo punto si licenziò e andò a Roma, così. Non aveva mai fatto l'attore. Te pensa la... A 35 anni. Però ho buttato via il posto fisso. Il posto fisso di... Anch'io ho fatto così. Comunque, allora, però noi qui abbiamo un grande attore, che è Saverio Mazzoni, che ci farà ascoltare un piccolissimo, diciamo, pezzettino del tuo libro. Il sonno non veniva. Restavo sveglio, con gli occhi sbarrati nel buio, e per vincere la paura ripercorrevo la trafila delle parole dei grandi che avevo ascoltato di nascosto. E mi tornava alla mente una frase. Bisognerebbe fargli fare la fine di quello là. Una frase che si era impigliata nella mia testa. Elia. Che fine aveva fatto Elia, quello là? C'è lì adesso. Chi era quello là? Si trattava certamente di una storia che a noi bambini non si poteva raccontare. Quando gli adulti attaccavano una storia di quel genere, le voci si abbassavano e dovevo far finta di non sentire, ma io non mi arrendevo e tornavo a chiedermelo nella mia notte senza sonno. Che fine aveva fatto quello là? E perché aveva fatto quella fine? E questo è un pezzettino di questo libro. Il senso della scrittura e del passo narrativo a quello di questo libro. Qui c'è il bambino che avvia la sua indagine dopo che ha sentito questa storia, questo brandello di storia da parte dei grandi. Ah. Una verità alla quale lui non può accedere perché è troppo piccolo ed è una verità che scotta ancora per la famiglia. Oh, adesso, Serena, che tra l'altro suo figlio si occupa di musica, produttore, no? Mio figlio si occupa di celebrity. Celebrity. Sì, fa il back office delle celebrity, che riguarda musica, che riguarda look, che riguarda proprio il minimo. Sai, come grandi direttori e grandi produttori cominciano a portare il caffè all'attrice. E poi dopo man mano vai avanti e diventi... L'altro giorno aveva Ivana Trump. Insomma... Sta cominciando a spiccare il suo volo. E questo ragazzo... E come diceva Sepulveda, chi osa vola. Chi osa vola. Questo ragazzo tu lo conosci, Elia Pazzini. Io lo conosco. Un bravissimo ragazzo, un cantautore. E vedi, Serena, ti mandi i cuoricini. E adesso lo ascoltiamo con questo brano in italiano. Di solito lui canta infatti, gliel'abbiamo consigliato. Elia Pazzini. Perché ci teniamo molto, Elia. Tu per me così fragile, libera, il cuore non lo sa. Che non può amarti più da quella notte e poi l'addio. Dove eri tu, dove ero io? Mi chiedevi di più.
Molto bene. Adesso grazie tu mille. Lo sai che farei la cavia di un numero di magia. Eccoci qua. Allora, devi sapere, cara Patrizia, che adesso faremo un breve numero di previsione. Stai bene attenta, eh? Facciamo vedere anche agli amici a casa. Qui ho due carte, ok? Un 10 e un 4 di fiori. Okay. Un po' grandi, così si possono vedere anche da lontano. 10 e 4 di fiori. E poi un tondino nero e un rettangolo. Okay. Ora, stai bene attenta, questi li reggi tu. Ora concentrati, perché io qui all'interno di questa busta ho preparato una previsione. Eh? Sì. Vediamo se riesco a condizionarti sulla scelta. Ora tu dovrai pensare attentamente e posizionare o il tondino nero sul 4 di fiori oppure sul 10 di cuori o viceversa. Ok. Sei pronta? Concentrati. Sì. Vai, quando vuoi posiziona o il tondino
sul 4 o sul 10? Perfetto, Patrizia ha posizionato sul 10 il tondo e il rettangolo sul 4. Vuoi cambiare? Guarda, ti do possibilità di cambiare, sicuro? Rimango decisa. Rimani così, rimani decisa su questa scelta. Ci eravamo messi d'accordo noi? No, assolutamente. Attenzione, 10, tondo e rettangolo il 4. Stai bene attenta, eh? Amici di Attambur battente, 10 e 4. Ta-da! Fantastico, grazie, fantastico, il mago Eldi, grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Patrizia Detos, grazie. Ma che bravo, hai visto? Hai visto? Solo che adesso ha forato le carte. No, mi dicevi prima, durante la pausa pubblicitaria, che dietro c'è tutto un'indagine che conduce questo bambino di 11 anni raccogliendo questi brandelli che... No, io ti sto parlando del vero, dei veri, diciamo, la vera indagine. Tre processi nel corso dell'Ottocento, risolti nel nulla. È un delitto, quindi non c'è stato un condannato. È un delitto che ha attraversato tutto il Novecento anche. E addirittura si è parlato di questo delitto anche negli anni 2000. Nel 2001 e nel 2012 sono tenuti due processi virtuali con magistrati di primissimo piano in Italia, e questi due processi hanno avuto due verdetti contraddittori tra di loro. E poi sei arrivato tu, grande narratore, grande autore teatrale, e hai risolto il problema. Ecco qua, il segreto della cavallina storica. Io ho avuto la fortuna, ecco, di parlare, ecco, di essere il depositario di questo segreto da parte di questa persona, che è una persona vivente, rispettabile, che ha deciso di uscire allo scoperto sapendo anche che cosa raccontava. Ah. E complimenti professor Garuti, lei ha cambiato la storia della, come si può dire, della scuola, anche perché a scuola si studia la storia di un delitto che è entrato nel nostro cuore, che ha fatto piangere generazioni di italiani. Ecco. Certo. Adesso ci fermiamo perché ci sono gli amici inserzionisti, a fra poco. Quando il buono della terra incontra il bene del mare, sai cosa nasce? Io sì, iodì. Le patate buone, con in più i benefici dello iodio. Iodì, da Pizzoli. Lo specialista italiano delle patate. Io amo Eco. Io agisco Eco. Confezioni riciclabili da plastica riciclata. Io lavo Eco. Io voglio Winnis, con materie prime di origine vegetale. Winnis è Eco, unico, efficace. Lava, pulisce e non costa di più. Io scelgo Winnis, l'originale. Perché il futuro è solo Eco. Per la nostra salute, per i nostri figli. Grazie Winnis, per un mondo più pulito. Centrale del Latte di Cesena. Dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia. Pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi. Proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola, prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra. Senti Gioia, io ti posso chiedere, non lo so, insomma, qual è il, dopo il nonno, qual è il ciclista che tu hai amato, che tu hai apprezzato? Ma diciamo che io ho avuto diversi incontri con il nonno, siamo stati in diverse circostanze a contatto un po' con questo mondo ciclistico, anche con mio papà.
E adesso, al momento, diciamo, più che un ciclista solo, mi sono appassionata molto alle ciclostoriche, quindi è come se in qualche modo quando ci ritroviamo tutti insieme in giro per l'Italia a pedalare, dico solamente che sono vicepresidente del Giro d'Italia d'epoca e una mia carissima amica è la presidente della pronipote di Costante Girardengo. Quindi sono molto amica con Norma Gimondi. Diciamo che nella sfortuna, ecco, questa vita mi ha dato l'opportunità di ritrovare quasi una famiglia per me. Quindi sono entrata senza volerlo in un mondo che veramente mi ha fatto conoscere degli aspetti molto belli del ciclismo. Mi fai un regalo? Nelle prossime, naturalmente quando avrai la disponibilità, perché tu abiti in Toscana, hai tantissimi impegni, tra l'altro sei una donna meravigliosa. La prossima volta, perché non venire qui a Tambur Battente Show con la pronipote, giusto? La pronipote di Michela di Costante Girardengo. Di Costante Girardengo. Sì, anche sì. Eventualmente con alcune divise. Sì, ma quello va benissimo. Sarebbe carino. Io per pedalare ho la divisa delle Tour de France, il 52 di mio nonno, con la scritta Bartali, quindi mi appassiona. Guarda, tantissimo questa cosa. Sì, assolutamente, non c'è nessun problema. Secondo me... Io tra l'altro ho fatto il militare ad Alessandria, detto così insomma, e dividevo la stanza col figlio di Coppi, con Faustino. Allora, sono molto amica di Faustino. E ci siamo fatti Mi piacerebbe rivederlo dopo tanti anni. Sono amica di Marina, ma veramente il pronipote di Learco Guerra. Insomma, dico veramente, cioè, Bartali non è solamente storia, ma oggi secondo me se uno sa realmente che cosa rappresenta questo mondo, lo vive come se fosse veramente vivo. Ecco, io lo sento vivo in mezzo alla gente, davvero. Questi sono personaggi che hanno reso grande l'Italia in tutto il mondo. Erano gli anni del boom economico, gli anni della famiglia, gli anni meravigliosi. Dalla ricostruzione, anni meravigliosi, quando il vicino aiutava a costruire la casa. Un grande rispetto, tra l'altro, sulla memoria, anche per questo. Anche in queste ciclostoriche, tra l'altro, una delle ultime che ho fatto a Trento era proprio la Moserissima, che è organizzata da Francesco Moser. Quindi siamo stati da lui, un'ospitalità straordinaria. Quindi lui ha anche questa cantina di vini con questo museo, ha conservato veramente tutto. Ci sono dei pezzi unici del record dell'ora, cioè una roba pazzesca. Cioè, veramente. Qual è l'ultimo ricordo del nonno? Allora, l'ultimo ricordo del nonno ce n'ho tantissimi. L'ultimo, quello che... Un ricordo molto bello che ho di lui è quando ero piccola e mi sono ammalata, ero a casa loro a Firenze e ho avuto il morbillo. E sono stata molto male, quindi ho avuto la febbre molto alta e lui la sera è venuto in camera. Stranamente, perché poi mio nonno non era un particolarmente, come dire, era una persona che si faceva sentire in casa, ma non era proprio dal contatto, insomma. Mm-hmm. E mi ricordo invece che si mise sdraiato vicino a me e che a un certo punto mi chiese appunto come stavo. Io gli dissi che stavo abbastanza male e lui mi disse queste parole, mi disse: se vuoi puoi appoggiare la tua testa sulla mia spalla. Cosa che veramente era una cosa proprio particolare, perché, ripeto, lui non era... E molto spesso ripenso a questa frase di mio nonno, perché io credo che ancora oggi la sto appoggiando, su quella spalla sto ancora appoggiata, sì, è vero, lo sento soprattutto poi perché la gente veramente trasmette. Pensate che il 24 ci sarà al Parlamento una giornata dedicata a lui, dove hanno invitato tutta la famiglia. E quest'anno mi hanno invitata, l'anno scorso sono stata con la comunità ebraica ad Auschwitz e quest'anno mi hanno invitato in America, a Chicago e Detroit, perché c'è una comunità italiana in America che ama tantissimo la figura di mio nonno e per i giorni della memoria mi hanno chiesto di andare a testimoniarlo. Quindi penso che è un messaggio straordinario per me. Io, vabbè, ovviamente cerco di fare quello che posso, perché... Sei bravissima, Gioia. Mm. Facciamo questa cosa qui a Tambur Battente. Noi siamo in chiusura, ricordo anche, Gioia l'ha ricordato, gli italiani all'estero che ci stanno guardando in questo momento sulla piattaforma, appunto, Italiani all'estero, e alcune TV americane che sono collegate con noi.
e quindi il ricordo di Gino Bartali arriva in questo momento anche in America e non solo. Noi siamo in chiusura, so che ha creato tante polemiche, però ne parleremo eventualmente in un'altra puntata. Ricordo Maurizio Garutti, Il segreto della cavallina storna, un'altra verità sull'omicidio Pascoli. Io ringrazio il Conte Bianco, Giorgio Antonini, che è colui che raccoglie tutta la pubblicità per creare questo prodotto. Ringrazio Thomas Tassinari, Damiano Pelati, il nostro regista Francesco Dardari, gli autori Graziella Lanzetti, Maria Teresa Lanzetti, Rosa Postorino. Ringrazio il nostro fotografo ufficiale Hermes Tazzari, naturalmente tutti gli amici e Nicola Mauro Marino, che distribuisce in tutto il mondo il programma Los Locos. Alla prossima! Vamonos. Bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todos les gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila ritmo vuelta, con la mano mano, con la otra mano. Baila, baila ritmo vuelta. Mueve tu ritmo, goza la cosa. 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 Así, así, así me gusta a mí. Bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo vuelta, a todos les gusta bailar el ritmo vuelta. Baila, baila ritmo vuelta, con la mano mano, con la otra mano, con el brazo brazo, con el otro brazo. Baila, baila ritmo vuelta, mueve tu ritmo, goza la cosa, mueve tu ritmo. Con el otro brazo, con la pierna, pierna, con la otra pierna. Baila, baila ritmo vuelta. Ay, 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 ay. El italiano baila vuelta, con la mano, mano, con la otra mano, con el braccio, braccio, con la gamba, gamba, con l'altra gamba. El francés baila vuelta, avec le men, men, avec l'autre men, avec le bras, bras, avec l'autre bras, avec le jam, jam, avec l'autre jam. L'americano baila vuelta, with the hand, hand, with the other hand, with the arm. Bailar el ritmo vuelta, a ti te gusta bailar el ritmo.